E passiamo nuovamente in Francia, la Coppa del Mondo del 1938, la terza edizione della Coppa si svolse nuovamente in Europa. Parigi ospita la manifestazione di apertura, proprio mentre la guerra purtroppo era alle porte. La Germania partecipò con una squadra rinforzata da giocatori austriaci, del resto l'Austria non esisteva più, e che vennero anche reclutati dal Terzo Reich. Vediamo le immagini dello scontro fra la Germania e la Svizzera, quest'ultima impegnò, fra un attimo ci saranno naturalmente, questi sono vari commissari, vari partecipanti della commissione tecnica. Quest'ultima, dicevo, impegnò la Svizzera, impegnò, eccoli qui in questo momento i tedeschi e gli svizzeri, eccola qui la squadra svizzera, impegnarono i tedeschi pareggiando per 1-1. Nella ripetizione dell'incontro si adottò la stessa formula dell'edizione precedente. Nella ripetizione, dicevo, la Svizzera eliminò per 4-2 lo squadrone tedesco. Nel primo tempo furono proprio i tedeschi a condurre per 2-0, ma nel secondo tempo gli svizzeri segnarono con Wallacher prima e poi con Bieker, che pareggiò. Il gol della sicurezza fu siglato da Abklin. Risultato finale 4-2. A Strasburgo invece avremo gli ottavi di finale, Brasile contro Polonia. Il Brasile vinse per 6-5. Il brasiliano Leonidas da Silva, detto il diamante nero e poi paragonato dai brasiliani al divino Pelé, segnò ben 4 gol. E anche il polacco Willimowski segnò 4 gol, ma non riuscì ad impedire la sconfitta della squadra. La semifinale del Brasile contro l'Italia, disputata invece a Marsiglia, non vide in campo il grande Leonidas. Non si è mai saputo il perché, forse un peccato di presunzione dei brasiliani che giustificarono il rimpiazzo di Leonidas con Romeo dicendo che erano talmente forti da preferire che Leonidas si riposasse in vista della finale, tanto avrebbero vinto la nazionale italiana anche con la loro squadra ragazzi, ma così non fu. Italia 2, Brasile 1, quarti di finale Italia-Francia, 3-1 al nono minuto, l'Italia va in vantaggio con Colaussi che batté il portiere di Lorto, i francesi pareggiarono un minuto dopo con Esserer. Nel secondo tempo una doppietta del grande Piola, ve lo ricordate, chi non lo ricorda, portò gli italiani alla vittoria. A Bordeaux, nel nuovo stadio Velodromo, il Brasile affronta la Cecoslovacchia. La prima partita terminò con il risultato di 1-1 e fu necessaria la ripetizione dell'incontro, eccolo qui lo stadio in questo momento inquadrato, fu necessario, dicevo, la ripetizione dell'incontro che terminò con il risultato di 2-1 per il Brasile. La ripetizione fu disputata solo 2 giorni dopo il primo incontro, e cioè il 14 giugno del 1938. In semifinale a Marsiglia, il 16 di giugno, vediamo nuovamente il Brasile contro l'Italia. Il Brasile ancora una volta non schiera in campo il suo Leonidas. La verità forse era che Leonidas e un altro grande fuoriclasse, l'interno di punta Tim, erano stanchi morti. La partita si sbloccò nel secondo tempo, al 10° minuto, con Colaussi. Il raddoppio fu segnato su calcio di rigore da Meazza e solo a 3 minuti dalla fine il Brasile segnò il suo unico gol con Romeo. Risultato Italia 2, Brasile 1. Eh sì, ed eccoli qui alcuni giocatori ungheresi impegnati ad allenarsi per la finalissima contro i campioni del mondo, gli italiani. Siamo a Parigi, nello stadio Colombet. È domenica, sono le ore 15 del 19 giugno 1938, finalissima Italia-Ungheria. Le squadre entrano in campo agli ordini dell'arbitro francese Georges Capdeville. Ecco la squadra italiana inquadrata in questo momento. Vedeteli come sono belli, abbastanza eleganti nelle loro tute, e questa invece è la squadra ungherese. In tribuna l'allora presidente della Repubblica Francese Albert Lebrun. Eccolo qui inquadrato in questo momento. La finale vide lo scontro di due scuole, da una parte il gioco raffinato tecnico dei magiari, praticamente offensivo, dall'altro il gioco atletico degli italiani, forti di una tenacia tecnica difensiva e di veloci contrattacchi. L'Italia va in vantaggio al 5° minuto con Colaussi, pareggia 2 minuti dopo Tiktos per l'Ungheria e al 16° minuto è nuovamente l'Italia che torna in vantaggio con Piola, manovra corale con passaggio finale di Meazza. Terzo gol al 35° minuto con Colaussi sul lancio ancora di Meazza. Nella ripresa, rete dell'Ungheria di Sarosi su passaggio di Tiktos. E infine, quarta rete italiana con Piola. Il mondo intero saluta la nazionale italiana per la seconda volta campione del mondo con vero spirito sportivo. C'è un'anacronistica felicità a Parigi nello stadio delle Colombe in quel lontano 1938. Incombe infatti una pumblea atmosfera che spegnerà di colpo l'attimo di luminosità accesosi per questa terza edizione della Coppa.
Coppa del Mondo. Siamo purtroppo alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. Bisognerà infatti aspettare per ben 12 anni, 12 lunghi e amari anni, prima di rivedere in Brasile la quarta edizione della Coppa del Mondo. E fu a Zurigo, in una storica seduta della FIFA, esattamente il 25 luglio del 1946, che si decise coraggiosamente di dar nuovamente il via alla disputa dei campionati del mondo di calcio a partire dal 1950. L'Italia partecipa con una formazione rimaneggiata in seguito alla sciagura di Superga avvenuta nel 1949, dove l'intera squadra del Torino rimase vittima di un incidente aereo. Per questo motivo e per altri di ordine tecnico, errori da parte della commissione tecnica per aver mandato in campo una cozzaglia di giocatori senza capo né coda, l'Italia venne eliminata purtroppo nel primo turno dalla Svezia e non riuscì a confermare il suo titolo. Le squadre partecipanti furono 13, come nel 1930, per cui si ritornò ad adottare la formula della prima edizione. Qui stiamo vedendo ancora delle immagini, logicamente riferentesi alla vittoria dell'Italia nel 1938, dico bene. Eccoli qui che salutano i vari manifestanti italiani emigrati. E diciamo, ritorniamo nuovamente nel 1950. Per la prima volta ci fu la partecipazione dell'Inghilterra, pensate un po', la grande regina del calcio, che venne subito eliminata dalla Spagna, che vinse il suo girone eliminatorio a Belo Horizonte. Pensate che l'Inghilterra perse per 1-0 addirittura con gli Stati Uniti. I brasiliani erano così convinti del successo della propria squadra che iniziarono i festeggiamenti anticipatamente. L'atmosfera che regnava era estremamente familiare e gioiosa. Gli allenamenti della nazionale brasiliana avvenivano allo stadio Vasco de Gama, ma solo il mitico Maracanã avrebbe accolto lo scontro decisivo contro l'Uruguay. Ecco, vediamo addirittura file interminabili di gente che faceva appunto fila per poter entrare negli stadi in Brasile. Il Brasile ci arrivò dopo aver eliminato la Svezia per 7-1 e dopo aver travolto la Spagna per 6-1. Lo stadio più grande del mondo, il Maracanã, eccolo inquadrato in questo momento in tutto il suo splendore, 175.000 posti a sedere con la possibilità di salire a 200.000 nelle grandi occasioni, pensate, vide il 16 luglio del 1950 il Brasile, ormai convinto di aver conquistata l'ambita coppa, sconfitto da un grande Uruguay. Al Brasile, tra l'altro, sarebbe bastato un pareggio, poiché la formula era, come già vi ho detto, uguale a quella della prima edizione, cioè quattro gruppi eliminatori, i primi due di quattro squadre, il terzo di tre e il quarto di due. Le quattro vincenti disputano un girone finale che alla fine determina la classifica finale, per cui il Brasile conduceva la classifica con 4 punti, seguito dall'Uruguay con 3 punti. Ma la nazionale uruguayana ce la mise tutta e riuscì a rintuzzare i poderosi attacchi dei Cariocas. Questa la sua formazione per questa finalissima all'ultimo sangue: Maspoli, Gonzales, Tejera, Gambetta, Varela, Andrade, Ghiggia, Perez, Miguez, Schiaffino, Morano. Il primo tempo si concluse a reti inviolate con il risultato di parità 0-0. Ma al secondo minuto di gioco della ripresa il Brasile con Friaca passò in vantaggio, ma subito dopo al 21esimo Schiaffino, il grande Schiaffino, pareggiò. Il Maracanã si gelò di colpo, quando invece al 28esimo minuto l'Uruguay con il piccolo e guizzante Ghiggia, un autentico tormento per il suo guardiano Bigode, segnò il gol decisivo. E per i brasiliani è un lutto nazionale, un vero e proprio lutto. Pensate che il grande Ademir, uno tra i più grandi centroavanti di manovra e di sfondamento della nazionale brasiliana, definito dagli inglesi la perla nera, di lì a poco della grande sconfitta subita, si ritirò dal calcio. Aveva all'epoca poco più di 30 anni, era entrato giovanissimo nella nazionale giallo-blu. Sua unica consolazione, il primo posto tra i cannonieri, lo aveva conquistato segnando 9 gol in quell'edizione del 1950. Alcune azioni di attacco e lo sgomento del pubblico, vedete,
È incredibile, il pianto, i momenti proprio, ecco, si alternano di gioia e di sgomento. E i dirigenti brasiliani disertarono addirittura la manifestazione di chiusura della quarta edizione e la premiazione avvenne in un clima quasi furtivo. Certo è, appunto, che la delusione per il grande Brasile fu enorme e sembrò lontanissimo quel 24 di giugno quando l'arbitro inglese Reader fischiò il via alla prima partita del Mondiale Brasile-Messico in un clima carnevalesco. Purtroppo per il Brasile, l'Uruguay diventa campione del mondo per la seconda volta a 20 anni di distanza dalla prima edizione.